Ora d'ansia a Foggia per un ragazzo di 15 anni. Da ieri mattina non si hanno più notizie di Francesco Pio Tomaiuolo. Per gli amici Checco. A quanto si apprende avrebbe fatto perdere le sue tracce dopo una telefonata fatta alla madre intorno alle 13, alla quale aveva riferito che avrebbe mangiato con alcuni amici in mongolfiera e che sarebbe tornato alle 15. Purtroppo però, di lui non si hanno più notizie. I genitori sono disperati. La madre Anna, scrive Foggi Todai attraverso l'avvocato Laura Parisi, si rivolge ai foggiani chiedendo loro di contattare il 113 o il 112 o qualsiasi organo di pubblica sicurezza in caso di notizie, avvistamento o ritrovamento del ragazzo. Aiutate una madre disperata che non sa quale fine abbia fatto il figlio 15enne. Aiutateci a ritrovare Francesco Pio, l'invito alla città dell'avvocato Laura Parisi. Gli amici non l'hanno mai visto e l'hanno cercato fino a mezzanotte, ma nulla. Francesco Pio Tomaiuolo si intratteneva spesso in Piazza Italia, ma ieri nessuno l'ha visto. Il telefono è spento / non raggiungibile. La famiglia è disperata, si è già rivolta alla polizia, che ha avviato le indagini e le ricerche. Il ragazzo è seguito dai servizi sociali, ma prima di ieri non si era mai allontanato senza dare notizie, tanto meno. Il caso di Francesco Pio Tomaiuolo purtroppo non è isolato. In Italia spariscono 3 minori al giorno. A livello territoriale il Lazio è la regione più problematica. Da sola raggiunge quasi un quarto del totale dei casi, 23,3%, seguita dalla Lombardia con il 22,7%. La situazione sembra essere più controllata al sud e nelle isole, che registrano complessivamente solo il 24,4%. Il fenomeno è monitorato a livello europeo da Missing Children Europe, network che riunisce 31 organizzazioni non governative in 27 paesi europei. Dal 2011 sono state 1,2 milioni le chiamate ricevute per i bambini scomparsi in tutta Europa. La situazione peggiore si registra in Romania, da cui arriva 1 denuncia su 5, e, più in generale, nell'Europa dell'Est, che raccoglie quasi il 50% dei casi trattati. Delle 190.000 chiamate, i bambini o gli adolescenti fuggiti o allontanati da casa rappresentano la casistica più numerosa, 57,2%, seguita dai minori rapiti da un genitore, 23,2%. Circa uno minore scomparso su 4 è stato coinvolto in situazioni di abuso, sfruttamento o abbandono.